Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi dei libri fumanti che ho letto recentemente, di quelli che sto attualmente leggendo e di che cosa leggerò dopo. Spero che questo nuovo formato, diciamo, vi piaccia, io lo trovo decisamente più stimolante rispetto ai wrap-up mensili. In più ho l'occasione di parlarvi anche di che cosa sto leggendo al momento e di vedere come cambia, diciamo, il mio parere da quando lo sto leggendo a quando ho terminato la lettura. Non so, secondo me è carina come idea. Ovviamente fatemi sapere la vostra, qua sotto nei commenti. Detto questo, partiamo dal primo libro che ho terminato, ovvero Reincarnation Blues. Questo romanzo è di Michael Poore, edito qua in Italia da Edizioni E.O. al prezzo di 18 euro. Il protagonista è un'anima antica, Milo, molto attaccato alla vita, tanto da reincarnarsi 9.995 volte. Non può continuare così però all'infinito, entro la 10.000esima volta dovrà o raggiungere la perfezione oppure finirà nel nulla. Questo libro mi ha colpito tanto, innanzitutto perché è come leggere più libri diversi insieme, nel senso che è un mix fra un romanzo filosofico, fantascienza, distopia. È diviso in capitoli che ripercorrono le vite passate di Milo, ma anche quelle che gli rimangono da vivere, e ho trovato in particolare molto interessanti i capitoli dedicati alle sue vite in un ipotetico futuro. Questo perché vengono sviluppate molto, sono capitoli lunghi, ben dettagliati, agghiaccianti, veramente molto inquietanti, ma hanno solleticato, diciamo, di più il mio interesse. Mi hanno tenuta incollata al libro e non mi hanno annoiata. Perché il rischio di parlare continuamente di un tizio che si reincarna e che è comunque sempre lo stesso, è sempre Milo, è appunto di annoiare un po' il lettore. Quindi questo stratagemma, diciamo, che mi è piaciuto. E nel complesso è stata una lettura comunque interessante, perché ci si sofferma sul senso della vita, ci sono delle riflessioni secondo me importanti senza risultare troppo oppressive. Non è un libro pesante sul senso della vita, ecco, è un po' più scherzoso, diciamo. L'autore cerca di raccontare anche con ironia queste reincarnazioni di Milo. Io personalmente non ho afferrato sempre il senso dell'umorismo dell'autore, però come dicevo è una lettura che non mi è dispiaciuta nel suo complesso, anche se ci sono state ovviamente delle parti che mi sono piaciute di più rispetto ad altre. Se volete saperne di più vi lascio l'articolo che ho scritto per Lega Nerd qua nelle schede, qua sotto in descrizione. Parlando di fantascienza, ho letto, come vi accennavo nel precedente video, The Long Way, Lungo Viaggio di Becky Chambers, edito da Fanucci, al prezzo di 16,90 euro. Questa storia mi è piaciuta veramente tanto, è veramente un'avventura galattica. La protagonista Rosemary è un'umana nata su Marte che per motivi familiari un po' complicati decide di accettare un lavoro come archivista su una nave perforatrice, ovvero una nave in grado di creare dei tunnel nello spazio che permettono di facilitare lo spostamento. L'equipaggio di questa nave è misto, ci sono quindi tante razze diverse, tante specie sapiens diverse, ed è questo secondo me il punto di forza del romanzo, la diversità. Si parla tanto di ciò che è diverso in maniera non soltanto fisica ma anche culturale. Si ha uno sguardo d'insieme veramente molto bello che mi ha affascinato tanto, anche perché l'autrice entra molto nel dettaglio quando racconta l'aspetto, la cultura, il cibo, tutto ciò che è diverso. Si è inventata un sacco di cose secondo me mitiche. Mi sono piaciute tanto queste descrizioni molto ricche, perché rendono tutto molto vero, anche se avrei preferito che queste descrizioni fossero diluite nel tempo, perché soprattutto all'inizio ho fatto un po' fatica a ingranare, hanno reso la lettura un tantino noiosa e lenta. Se vi piacciono le storie ambientate nello spazio e gli alieni, questa è sicuramente una lettura da tenere in considerazione. Se volete scoprirne di più, è uscita pochi giorni fa la mia recensione qua sul canale, che troverete come sempre nelle schede qua sotto in descrizione. Passando invece ai fumetti, ho letto una graphic novel che non vedevo l'ora di leggere, l'attendevo veramente tanto e mi è entrata dentro. Sto parlando di Non è te che aspettavo di Fabienne Toulmé, edito da Bao Publishing al prezzo di 20 euro. La storia che ci viene narrata è quella dell'autore, che sta aspettando l'arrivo di una nuova figlia, è terrorizzato all'idea che possa essere affetta dalla sindrome di Down, tutti gli esami sembrano comunque positivi, nel senso tranquilli, va tutto bene, la bambina è sana, ma al momento della nascita scopre invece che la bambina
ha la trisomia 21. La cosa che mi ha colpito fin da subito di questo fumetto è la sincerità dell'autore. Non è facile parlare di un argomento così delicato, non è facile parlare della propria vita privata, della propria figlia, e in maniera poi così diretta. Perché comunque ci sono tantissime difficoltà all'inizio, l'autore non riesce a provare affetto per la bambina, non la sente sua. E sono cose che possono sembrare orribili da dire verso la propria figlia, ma l'autore non ha paura di esporsi. Ed è una cosa che ho apprezzato tanto e che mi ha colpito fin da subito. Così come mi è piaciuto tanto che si parlasse di un argomento secondo me non trattato abbastanza, come ad esempio la trisomia 21, una sindrome che io sì conoscevo ma non nel dettaglio. Mi è piaciuto che si chiamassero in causa diversi esperti del settore, medici, psicologi, che non ci si affidasse soltanto alle informazioni ad esempio di internet o di sentito dire, ma che si entrasse proprio nello specifico, nel profondo, in modo che il lettore ne esca arricchito. Una storia che anche in questo caso parla di diversità, ma soprattutto dell'amore sconfinato dei genitori. Perché veramente penso che ci siano poche cose belle e potenti quanto l'amore di un padre o una madre per il proprio bambino. È una lettura che mi ha anche commossa a un certo punto della storia e che secondo me è importante. È una storia che va letta. Io ve lo consiglio caldamente questo fumetto. Per quanto riguarda il disegno, ho apprezzato molto la semplicità, perché alla fine l'importante della storia è quello che si narra, non tanto la forma con cui viene comunicato il messaggio. Quindi mi sono piaciuti questi disegni semplici che hanno saputo comunque comunicare e dire il giusto. Ho apprezzato anche la suddivisione per capitoli, ogni capitolo è poi di un colore diverso, anche questo è veramente molto interessante. Penso che i colori abbiano un ruolo importante all'interno di un fumetto, in questo caso sono in grado secondo me di trasportare chi legge nel mood, in un'atmosfera ben precisa, senza disegnare qualcosa in particolare, affidandosi semplicemente al tono, al colore di quello che si vede. Nel complesso quindi non è te che aspettavo, è un fumetto che mi ha conquistata, non mi ha delusa minimamente, avevo altissime aspettative per questa storia e non sono rimasta per niente insoddisfatta. Mi ha colpito veramente tanto, mi ha permesso di conoscere qualcosa di nuovo, mi piace leggere storie che parlano di diversità, di accettazione e comprensione. Mi è piaciuto lo stimolo che mi ha lasciato questo fumetto, perché conclusa la lettura io comunque sono andata per conto mio a cercare altre informazioni, a confrontarmi con altre persone, perché anche se è qualcosa che non mi riguarda in prima persona, secondo me non è giusto rimanere nell'ignoranza, soprattutto quando si hanno degli stimoli del genere, è giusto fare delle ricerche, andare ad approfondire. È un fumetto che mi ha lasciato tante cose belle e positive, mi ha dato veramente tanta forza, e c'è una cosa alla fine che per me è stata inaspettata, quindi vorrei che fosse inaspettata anche per voi, che mi ha veramente sciolto il cuore. Non so come spiegarvelo, ma è stata una cosa che ha reso tutto veramente molto reale e mi ha un tantino commossa. Altra graphic novel che ho letto ultimamente è il mio Salinger di Valentina Grande e Eva Rossetti, edito da Becco Giallo al prezzo di 19 euro. Devo ammettere di non essere una grandissima esperta per quanto riguarda Salinger e è questo che mi ha spinto principalmente a leggere questo fumetto, per scoprire appunto qualcosa di nuovo. Salinger conosce Silvia in Germania, dove era andato con l'esercito appunto per liberare la nazione dai nazisti. Si parla quindi tanto della guerra, del conflitto, ma anche dell'impatto che ha avuto sui soldati. Un argomento sicuramente non facile, che secondo me viene reso abbastanza bene all'interno di questo fumetto. Si parla poi della loro storia d'amore, delle difficoltà di due persone con caratteri diversi, origini altrettanto diversi. I temi principali quindi di questo fumetto sono tanti, mi è piaciuta questa varietà perché permette anche a chi non conosce bene l'autore di apprezzare comunque la storia. Ma forse la cosa che ho apprezzato di più è la cura delle autrici, perché si vede veramente tanto la passione verso l'autore, Salinger, la voglia di scoprire qualcosa di nuovo, di raccontare una storia, diciamo, che non tutti sanno, ovvero quella di Silvia, di dare voce quindi a un personaggio che è rimasto nell'oscurità per tanti
tanti anni che Salinger stesso non ha mai citato. Ho apprezzato tantissimo che alla fine del fumetto ci sia una parte scritta importante che spiega un po' le ragioni dietro questo fumetto, come è nato, perché la necessità appunto di raccontare questa storia è qualcosa che mi ha permesso di capire meglio l'intenzione del fumetto. È sicuramente un must per chi conosce Salinger, per chi ha letto Il giovane Holden. È un fumetto che non dovete lasciarvi scappare. È un fumetto però che consiglierei anche a chi magari come me non conosce tanto l'autore, perché dà degli spunti secondo me interessanti. Non racconta ovviamente tutta la sua vita, soltanto la parte che vede coinvolta appunto Silvia, però dà comunque degli spunti interessanti. Anche per quanto riguarda la nascita, diciamo, dello scrittore, perché nel momento in cui viene narrata la storia, il giovane Holden è in lavorazione, diciamo, non è stato ancora pubblicato. Per quanto riguarda i disegni, li ho trovati molto giusti per il tipo di storia che viene narrato. Sembra quasi di vedere un documentario, un film, è una cosa che mi ha impressionata tanto. In generale ho apprezzato la delicatezza, non soltanto dei disegni, ma anche dei dialoghi, di quello che viene scritto. È tutto raccontato in maniera secondo me molto fine e delicata. Per quanto riguarda invece i manga, questa volta ne ho tre di cui parlarvi. Due sono dei seguiti, quindi andrò abbastanza velocemente. Il primo di questi è il numero 23 dell'Attacco dei Giganti, edito da Planet Manga al prezzo di 4,50 euro. Attendevo tantissimo questo fumetto e quando ho iniziato a leggerlo sono rimasta spiazzata, non stavo capendo niente. Eppure ero abbastanza convinta di ricordarmi quello che fosse successo nel precedente numero. È stato molto strano leggere questo fumetto, ovviamente non posso entrare nel dettaglio perché non voglio farvi spoiler, però è stato veramente molto strano e sono curiosa di vedere che piega prenderà adesso la storia. Già col numero 22 ero rimasta un tantino perplessa sulle spiegazioni che aveva dato l'autore, perché ho trovato tutto un po', non dico affrettato, perché in realtà attendevo con ansia delle risposte, ma ho trovato queste risposte molto, molto macchinose, ho fatto fatica a comprendere tante cose. E quindi ho avuto quella sensazione anche con questo numero, anche perché c'è un cambio veramente notevole. L'altro seguito è il numero 4 di Amarsi e Lasciarsi di Osaki Saka, edito da Planet Manga al prezzo di 4,50 euro. Cosa devo dirvi di questo fumetto? Sapete che io amo Amarsi e Lasciarsi, amo Osaki Saka, mi piacciono molto le sue storie. Questa in particolare è una delle mie fisse del momento. Cioè, mi sto cercando a raffica immagini online, non lo so, sono molto in mood da questo tipo di shoujo, sono molto soddisfatta di come sta procedendo la storia, soprattutto perché la mia opinione nei riguardi di Yuna è praticamente capovolta. Cioè, sta subendo una crescita questa ragazza che io boh, cioè, mi piace veramente tanto il percorso che sta affrontando all'interno di questo manga. Vorrei dire la stessa cosa anche dell'altra protagonista femminile, ma per ora non è tanto così. L'unica cosa che spero si smuova un po' da qui a qualche numero è il contenuto, nel senso, ok parlare di primi amori e amicizia, ma vorrei che venisse fuori qualcosa di un po' più sostanzioso e corposo. Ad esempio, in A un passo da te c'erano comunque delle tematiche secondo me molto importanti che riguardavano ad esempio l'identità. In questo fumetto, a parte la storia d'amore, l'amicizia e un tantino i rapporti familiari, non vedo tanto altro. A lungo andare rischia di diventare un po' superficiale come cosa, quindi spero che ci sia una svolta da qui a qualche numero. L'ultimo fumetto che ho letto è La città della luce di Inio Asano. Questo è un volume unico, edito da Planet Manga al prezzo di 7,50 euro. È la lettura che ho fatto a San Valentino e diciamo che è la cosa più antiromantica di questo mondo. La storia vede per protagonisti alcuni degli abitanti della città della luce, ovvero una sorta di condominio, palazzo, insomma, insieme di tanti appartamenti in una zona lussuosa, ricca. Seguiamo quindi diverse storie che sono tutte collegate e intrecciate fra di loro
E si parla di nuovo tanto della società giapponese, una cosa che apprezzo sempre di più in quest'autore. Mi piace il modo in cui riesce a portare a galla il marcio, della società, le cose che non funzionano. Mi piace il suo punto di vista critico. È un fumetto abbastanza crudo e un tantino violento. Tratta tematiche come ad esempio la violenza, l'abuso, il suicidio, tematiche molto importanti che in questo caso ci vengono presentate in maniera molto diretta. È un volume che mi è piaciuto, ho sicuramente letto qualcosa di meglio di quest'autore, ma per essere un volume autoconclusivo l'ho trovato veramente giusto. L'unica cosa che non mi ha fatto impazzire è la parte finale, ma per gusto mio personale. Per quanto riguarda invece le singole storie e l'intreccio, mi ha piacevolmente sorpreso perché in questo modo riusciamo a vedere alcuni dei personaggi non soltanto dal loro punto di vista, ma anche da come vengono visti dagli altri. E così facendo, scopriamo che magari un personaggio non è totalmente buono, né un altro totalmente cattivo. Questo approfondimento quindi dei personaggi mi è piaciuto veramente tanto. Infine, che cosa sto leggendo al momento e che cosa ho intenzione di leggere dopo? Al momento sto leggendo 7 brevi lezioni di fisica, recuperato con i saldi al 25% della Delphi. Questo libro è di Carlo Rovelli, ha un prezzo di copertina di 10 euro, ma come vi dicevo l'ho pagato in saldo 7,50 euro. Sono a metà e lo so che è un libro veramente breve, saranno 87 pagine circa. Però non sono riuscita a leggerlo in una seduta sola perché non mi sta conquistando. È un libro che mi è stato consigliato tantissimo e nel quale riponevo altissime, altissime aspettative e sono rimasta delusa. Non perché sia scritto male o perché il contenuto non valga, ma perché mi aspettavo di uscirne almeno un po' più arricchita sotto il punto di vista fisico, scientifico. Io in particolare sono molto appassionata di questo settore, mi aspettavo che mi desse quel qualcosa in più, invece lo sto trovando abbastanza accademico. La prossima lettura invece che ho intenzione di fare è il manga di Your Name di Makoto Shinkai e Ranmaru Kotone, edito dalla J-Pop al prezzo di 6,50 euro. In totale i volumi sono 3, adesso non so se li leggerò tutti e tre assieme, ma ho intenzione comunque di partire con questo perché mi sento molto in mood Your Name, cioè ogni tanto mi prende quella voglia di riguardarmi il film, riascoltarmi le musiche. Se mi seguite su Instagram lo saprete di sicuro perché ogni tanto, quando ho l'occasione, vi faccio sentire qualcosa. E siccome mi sono presa il manga un po' di tempo fa, mi sento nel mood di leggerlo in questo momento. In generale sto facendo un po' fatica a leggere, avevo iniziato sul Kindle The Cruel Prince di Holly Black, ma non mi sta prendendo tanto. È vero che ho letto soltanto le prime 50 pagine, però boh. E niente, queste erano dunque le ultime letture che ho fatto. Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete letto anche voi uno dei libri o fumetti che ho citato, nel caso qual è la vostra opinione al riguardo. E spero che questo video vi sia piaciuto. Ci vediamo alla prossima. Ciao!